Vuoi ritrovare il sapore autentico del pesce appena pescato? Scopri Fano Gastronomica, la rete dei ristoranti del mare di Fano. È nato a Fano il primo circuito dei migliori ristoranti a base di pesce a miglio zero, una rete che riunisce locali dedicati alla ristorazione di qualità al fine di innalzare lo standard dell'offerta, tutelare i consumatori e valorizzare chi lavora tanto e bene secondo i canoni che rispettano le tipicità ittiche locali. Il progetto, promosso dall'assessorato al turismo del comune di Fano, è stato presentato domenica pomeriggio all'interno della manifestazione Brodetto Fest. Scopri i sapori. Vongole alla purezza, bombolini in forchetta, razza con peperoni, spaghetto alle vongole, tagliatella con sugo di sogliola, brodetto, grigliata, frittura di paranza. Scopri la rete dei ristoranti del mare di Fano. L'adesione dei ristoranti avviene con l'impegno ufficiale al rispetto delle norme previste dal disciplinare redatto dal Comune, con lo scopo di promuovere la sostenibilità e la valorizzazione dei mestieri legati al mare e al cibo, tramite il coinvolgimento di una commissione composta dal medico e gastronomo Fiorenzo Giammattei, dal professore di biologia marina Corrado Piccinetti e dal sommelier ed esperto di gastronomia Otello Renzi. Il Comune di Fano prevede il riconoscimento. La gastronomia è una delle caratteristiche, una delle identità più importanti del nostro territorio, ma dobbiamo saper lavorare meglio insieme e saper comunicare meglio insieme qual è la nostra enogastronomia. Ecco perché nasce questo progetto Fano Gastronomica, che partirà da una rete di ristoranti del mare. Oggi ci sono 10 ristoranti che rispettano un disciplinare che è stato creato insieme degli esperti gastronomi, un disciplinare che oggi vede la possibilità che questi ristoranti utilizzano piatti con pescato locale, quindi pesci dell'Adriatico o comunque dei piatti della tradizione. Ecco, da oggi chi viene nella nostra città seguendo i ristoranti di Fano Gastronomica potrà effettivamente assaggiare i piatti della tradizione. Ma non sarà soltanto questo, perché insieme a questi 10 ristoranti, insieme all'associazione di categoria, insieme alla commissione di esperti, lavoreremo per far crescere questo progetto e per valorizzare tutta la gastronomia della città.